Mentre sarebbero in arrivo circa 20.000 dosi del vaccino anti-influenzale, solo una piccola parte del fabbisogno residuo in Abruzzo, che è di circa 160.000 dosi, i medici di famiglia tuonano contro la regione e si dicono pronti a non ritirare le dosi a loro destinate, circa una quindicina a testa, perché dicono non si riuscirebbe mai a soddisfare tutte le richieste aumentate per di più in questo periodo di pandemia, anche in seguito alla comunicazione rispetto all'importanza di prevenire l'influenza stagionale per evitare di ingolfare ulteriormente il sistema sanitario. I rappresentanti dei medici dicono che le dosi per ciascun professionista dovrebbero essere almeno un centinaio e soprattutto ce ne sarebbe bisogno immediato, perché dopo Natale potrebbe essere già troppo tardi. Questa mattina in Regione Abruzzo se ne è discusso in commissione di vigilanza, dove l'opposizione, con il PD Silvio Paolucci, continua a rappresentare la gravità del disservizio che si è creato. Non abbiamo avuto la principale risposta rispetto alle nostre richieste, ovvero se e quando si farà il completamento della campagna per la vaccinazione dell'influenza in questa regione. Non ci è stato detto nulla a tal proposito, né le dosi in arrivo, né con quale tempistica, né quando cittadini e operatori sanitari avranno a disposizione per la comunità degli abruzzesi le dosi vaccinali per l'influenza. È davvero molto grave quello che è avvenuto in questa regione, perché siamo penultimi in Italia in proporzione al fabbisogno, cioè fatto 405.000 il numero di dosi da acquisire, noi ne abbiamo distribuite soltanto 250.000. Sappiamo che quest'anno, quello del Covid, l'anno della pandemia, vaccinarsi contro l'influenza era ed è uno strumento assolutamente utile.